Il Museo Universitario Gemma, Milena Bertacchini, buongiorno, buongiorno. Milena, che custodisce invece le vestigia e anzi proprio il reperto del meteorite storico. E poi buongiorno a Davide Gaddi, buongiorno. Ciclomatore, volontario, autore di tante imprese, nonché scopritore del meteorite di Cavezzo, con la sua pimpa, dolcissima cagnolina, che come vedremo ha avuto un ruolo tutt'altro che secondario nel recuperare il meteorite di Capodanno. Io però, prima di sentire il racconto di Davide e di questa sua eccezionale scoperta, di questo rinvenimento, vorrei sottolineare con Milena l'eccezionalità del fatto che questi meteoriti, seppure a 2 secoli e mezzo di distanza l'uno dall'altro circa, siano caduti in un territorio che è molto vicino. Uno è caduto a Cavezzo, abbiamo detto, l'altro ad Albareto. Ad Albareto di Modena, pochi chilometri a nord di Modena. Esiste in effetti un legame storico e scientifico che fa sì che Modena sia la ribalta di chi studia le meteoriti. E il primo meteorite che è caduto, come già dicevi, nel 1766 e che è conservato presso il Museo dell'Università di Modena e Reggio Emilia è un meteorite che ha fatto storia, perché pur all'epoca non sapendo della sua origine extraterrestre ne fu descritta la caduta in un modo così minuzioso dal Domenico Troili, gesuita, educatore delle file del Duca d'Este di allora, che si diffuse questa descrizione di questo sasso caduto dall'aria. E attualmente pensare che un nuovo meteorite sia caduto proprio nel Modenese è un fatto estremamente eccezionale, se consideriamo che più o meno al mondo nell'anno cadano circa 500 meteoriti, ma solo alcuni si riescano poi a ritrovare, grazie a questi cacciatori di meteoriti di cui il nostro Davide Gaddi è stato un interprete quasi miracoloso. Ecco, Davide, come è avvenuto il ritrovamento del meteorite di Cavezzo? Insomma, sei uscito di casa quella mattina, il 1° gennaio di quest'anno, proprio con l'intento: vado insieme alla mia pimpa a trovare a caccia di meteoriti. No, salve a tutti, niente, siamo usciti il 4 di gennaio, perché il primo è caduto, il 1° di gennaio alle, mi sembra, 19:27 ora locale. E, il 4 di gennaio siamo usciti a fare la nostra, una passeggiata, avevo sentito questa notizia, che questa allerta di questa caduta di questo meteorite, non immaginavo sicuramente di trovarlo, no? Sicuramente. Abbiamo fatto un giro sull'argine del fiume Secchia, abbiamo parcheggiato la macchina a Ponte Pioppa, perché io sono di Mirandola, e poi ci siamo diretti verso Ponte Motta. Ma avevo sentito tra Rovereto e Desveta, esatto, a piedi. Sì, abbiamo girato, spesso giriamo a piedi perché insomma ci rilassiamo e ci godiamo la natura. E niente, siamo arrivati a un punto che la pimpa hanno usato a terra e incuriosito avevo guardato più di una volta e vedevo che lei insisteva su questo mucchio di sassi proprio sull'argine, e ho visto questo frammento praticamente grosso come un'unghia di un mignolo, ecco. Era vistosamente diverso rispetto al sasso? Sì, piccolo, era luccicante, era tondo, notavo questa crosta nera che, insomma, siccome che siamo spesso in giro, osservo molto anche la natura e ho notato questo, proprio luccicava ed era una forma completamente diversa. E l'ho preso in mano. L'ho fotografato, purtroppo non ho fatto la cosa giusta, ma insomma adesso si impara. Milena Bertacchini ci spiegherà, no, perché quando si trova un meteorite, parte ammesso che non è una cosa che capita tutti i giorni, ecco. Ma lo stiamo vedendo, perché poi sono due frammenti, uno più grande e uno più piccolo. Penso che questo sia la rottura, questa è una rottura che hanno fatto probabilmente dopo qua per insomma, diciamo, studiarlo.
chiaro, era leggermente diverso, questo qui il pezzo unico secondo me, l'altro pezzo era diverso, quello un po' più piccolo diciamo, comunque simili, erano simili a questi. Ecco, quindi l'hai preso in mano? Sì, l'ho preso in mano, ho fatto una foto, poi mi è venuto questo lampo, ho detto ma assomiglia alla descrizione di questo Allert. Ma era particolarmente pesante? No, era leggerissimo, era un sassolino proprio piccolissimo, leggerissimo, però notando questa forma, questi colori diversi, ho contattato una mia carissima amica che è l'Antonella Cardone di sulpanaro.net, che mi ha seguito nei miei viaggi, e a suo consiglio mi ha detto guarda, mando una mail a Prisma che questa rete, io ho mandato la mail a Prisma e da lì è iniziato il tutto, insomma. Adesso stiamo vedendo anche delle immagini che si riferiscono proprio a quei giorni immediatamente dopo la caduta del meteorite a Cavezzo, si scatenò ecco, questa sorta di caccia al meteorite e insomma diversi così curiosi, appassionati sono usciti allo scoperto con strumenti anche ingegnosi proprio per... cosa stanno utilizzando? Il metal detector. Ecco. Perché? Perché tutti i meteoriti hanno una composizione a percentuali variabili di ferro e di nickel e di conseguenza sono sensibili al metal detector. Non è poi così strano, nel senso che di cacciatori di meteoriti ne abbiamo visti radunati e quindi questo fa scalpore, ma di cacciatori di meteoriti al museo ne vengono spesso, perché proprio per la storia di Modena e dei meteoriti, chi è appassionato, chi ha interesse per varie ragioni, si reca su vari posti nella speranza di trovare qualche meteorite che hanno delle caratteristiche ben distinguibili, e per questo Davide diceva ha riconosciuto in questo frammento degli aspetti che sono inusuali, insoliti rispetto a quello che è il consueto ciottolo che si trova lungo il Secchia. E quindi vengono al museo cacciatori di meteoriti nella speranza di riconoscere nei loro ritrovamenti dei meteoriti, perché hanno delle caratteristiche, questa superficie nerastra, vetrosa, per questo luccica, che è legata a questa parziale fusione superficiale che il meteorite subisce nel momento in cui attraversa l'atmosfera, per cui raggiunge temperature talmente elevate che determinano la parziale fusione superficiale del corpo di questo frammento cosmico. Ed è raro che arrivino fino a terra questi frammenti? È raro che arrivino, perché spesso sono più delle polveri cosmiche che quindi si disintegrano nel loro attraversamento. Ma quello che è raro è il ritrovamento, poi un ritrovamento così rapido, e questo grazie anche alla rete Prisma, sicuramente, che questa rete nazionale di camere adeguate all'avvistamento di cadute di meteoriti dal cielo. È una rete che è un esempio stupendo, è gestita dall'INAF, l'Istituto Nazionale Italiano, è un esempio stupendo anche di citizen science, perché dal sito si possono vedere tutte le segnalazioni che nel tempo in Italia e non solo vengono così menzionate, postate sul sito da chi avvista dei bolidi o delle meteore, cioè dei fasci luminosi che attraversano l'atmosfera. Una rete che tra l'altro ha consentito proprio di individuare il punto esatto di caduta delle meteorite di Cavezzo. Sì, la fascia, diciamo, perché proprio il punto esatto è difficile, l'areale all'interno del quale, sulla base della traiettoria registrata da queste telecamere, gli scienziati hanno avuto la possibilità di dire che intorno a Disvetro di Cavezzo si sarebbe potuto ritrovare questo frammento. E guarda caso, proprio a Cavezzo, Davide ha sede un piccolo ma efficientissimo osservatorio astronomico, e quindi insomma una casualità nella casualità assoluta. Esatto, sì, infatti in linea d'aria, parlando con Albino Carboniani, che gestisce a Loiano l'osservatorio, che poi sarebbe la persona che ha l'astrofisico che ha
insomma, diciamo, individuato la traiettoria esatta del meteorite Cavezzo, che era proprio in direzione dove noi abbiamo trovato i due frammenti, perché poi erano due frammenti. Il primo è quello piccolino che ne parlavamo prima, mentre il secondo, per alcuni eventi, perché mi si è scaricato il telefono, insomma, mi continuavano a chiamare, mail, e non riuscivo a contattare questi ricercatori. Ho trovato un altro pezzo casualmente più grosso, sempre nella stessa zona. Guardando per terra, stava passando una macchina, insomma, quelli che seguono il fiume Secchia. Mi sono spostato con la pimpa e ho visto questo sasso un po' più grosso, ecco, grosso quasi come un mandarino, una noce, ecco. E da lì dopo è partito tutto. Mi ha contattato Daniele Gardiola di Prisma e di INAF di Torino, e mi ha indicato di andare sul posto, che c'erano esattamente vicino all'osservatorio di Cavezzo, che c'era questo professore Romano Serra, che mi avrebbe indicato cosa fare, insomma. E lì c'è stata la scoperta, perché ci sono rimasto, cioè, di stucco anch'io, ecco. Pensate un po', non solo trovo un meteorite, ne trova due, quindi insomma davvero una cosa, sì, eccezionale. Del tutto eccezionale. Però abbiamo detto, nel caso dovesse capitarvi di trovare un meteorite per terra, non bisogna raccoglierlo, diversamente da quanto fatto da Davide, che è stato un po' un apripista in questa attività di ricerca di meteoriti. Non bisogna toccarlo. Perché? Cosa bisogna fare allora? Generalmente la nostra pelle, l'epidermide, è untuosa, e di conseguenza il contatto sul reperto non fa altro che sporcare quella che è la superficie del campione. La cosa migliore sarebbe non toccarla con le mani, ma prenderla con dei guanti e inserirla in un sacchetto, in un contenitore, perché possa essere il più possibile isolato dall'esterno. In particolare, questo reperto è stato eccezionale anche perché è stato rinvenuto immediatamente dopo la sua caduta. Quindi certi fenomeni di alterazione, di trasformazione di alcuni composti che potrebbero, che sono in fase di indagine in questi giorni, essere rinvenuti all'interno del campione, sono veramente incredibili dal punto di vista scientifico, perché solitamente noi studiamo meteoriti che semmai vengono trovate giorni, mesi, anni, centinaia d'anni dopo, e quindi certe trasformazioni sono già avvenute, certi composti non sono più esaminabili. Invece sul meteorite del Museo Gemma cosa è possibile dire? Questo sasso caduto dal cielo, così lo descrive? Sì, è una descrizione molto romantica e anche molto ingenua, ma che comunque fa trasparire l'acutezza di Troili come naturalista dell'epoca, che riconosce l'origine naturale di questo campione, perché in vari all'epoca pensarono che potesse essere stato sparato da un cannone, e tant'è che sono queste cannonate, questi suoni che appunto ricordano degli spari molto forti, sono stati citati da varie testimonianze in varie occasioni di meteoriti caduti sulla Terra. Ma questo meteorite si sa che è antico quanto l'origine della Terra, quindi più o meno come pare essere anche il meteorite di Cavezzo. E questo ci racconta quello che erano i composti che vagavano in quello che era all'origine il sistema solare, e che, dal quale poi si è originato anche il nostro pianeta. Sono veramente dei campioni che emozionano nel vedersi, perché ci permettono di correre indietro nel tempo a quando appunto la Terra non era ancora quel pianeta che noi oggi conosciamo. E vengono scienziati al Museo Gemma, che ricordiamo è un museo universitario dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Sì, del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche, che appunto è specializzato in questi studi
fanno parte del suo staff, degli esperti di meteoriti che da decenni, come Giampaolo Sighinolfi, li studia e anche li raccoglie. Vengono scienziati, ma anche questi meteoriti sono arrivati, sono andati a Torino, che è appunto forse l'eccellenza italiana per lo studio dei meteoriti, perché sono stati compiuti tutti quelli che sono delle indagini geochimiche, cioè di analisi puntuale, composizionale di tutti quelli che sono gli elementi chimici presenti all'interno, perché forse avrete sentito, è anche recente, che ogni tanto in qualche meteorite che si sta studiando, grazie anche all'evoluzione e alla specializzazione delle indagini chimiche, geochimiche e biologiche, sia in Giappone che anche negli Stati Uniti, sono stati rinvenuti dei composti organici, che ovviamente organici vuol dire che si legano alla vita, all'interno di alcuni meteoriti. Prima il Murchison della fine degli anni 60, caduto in Australia, di recente un esemplare in Giappone, poi un altro in Marocco, perché ovviamente ci si chiede sempre, ma l'origine della vita sulla Terra come è iniziata? E quindi il ritrovare dei campioni meteoritici che contengano aminoacidi o comunque composti organici apre veramente degli scenari molto molto importanti per la scienza. A proposito di meteoriti caduti recentemente sulla Terra, il più famoso è il meteorite russo, che è stato anche davvero ripreso da tutti, l'ho visto mille volte anche su YouTube, sui social, così, perché è stato un evento altamente spettacolare. E adesso non so esattamente chi ci sarà in regia in questo momento, perché anche noi funzioniamo un po' a ranghi ridotti, ecco, ma abbiamo, ringrazio moltissimo chi c'è, perché queste sono immagini proprio che si riferiscono anche ai danni ha causato questo fortunatamente meteorite. Il meteorite di Cavezzo è stato di dimensioni minori e quindi abbiamo potuto godere del fenomeno e non senza spaventarci. Questo bolide che è caduto nel 2013 in Russia aveva una dimensione tale che durante la sua frammentazione caduta dall'atmosfera si è disintegrato, ma la sua frammentazione ha creato un'onda d'urto in grado di rompere tantissimi vetri, creare oltre 1500 feriti, insomma davvero tanti danni, ma tanto spavento, perché comunque nonostante tutto, nonostante le conoscenze eccetera, tutti noi davanti a questi fenomeni rari non siamo preparati e quindi ci spaventiamo enormemente. Sono comunque immagini veramente spettacolari, sembra una cometa, sembra qualcosa. Esatto. E già in Russia era caduto nel 1908 un altro meteorite famosissimo, era definito una palla di fuoco, perché quando sono così grossi e così luminosi sembrano appunto dei soli che tramontano, e solo che creano appunto questo frastuono, questa onda d'urto veramente fragorosa. Ecco, a Cavezzo il giorno di Capodanno insomma non si è visto niente di simile, però qualcuno è riuscito a fotografare proprio il momento in cui questa piccola, sembrava appunto una cometa, scia luminosa nel cielo. Chiedo a Davide, siete riusciti voi ad avvistarla, ad ammirandola? L'avete visto il meteorite oppure l'avete poi ritrovato semplicemente? Voi siete andati appunto alla ricerca del reperto. Quella giornata lì noi eravamo in montagna, io e la Pimpa, e avevo sentito solo l'allert, ma non avevamo visto niente. Però gente che conosco ha detto che ha visto proprio questa scia luminosa venire giù. È stato uno spettacolo effettivamente, sì. Chi ha potuto goderne è davvero eccezionale. Ma raccontatemi un po' di voi, cioè nel senso, perché non è la prima impresa, ecco, ritrovare meteoriti non è la prima impresa che Davide insieme alla sua fidatissima Pimpa hanno compiuto insieme. Avete fatto anche tanti chilometri insieme. Sì, adesso ci stiamo preparando per, vorrei fare la Firenze-Bologna con lei, ma insomma la via degli dei, e adesso vedremo
se è possibile fare anche con questo problema del virus, vedremo se farla. Sì, io sono un cicloturista, faccio per beneficenza, purtroppo la Pimpa non può venire con me per il momento, anche perché c'ha 11 anni e comincia a sentire... Un po' una signora. Una signora, comincia ad avere la sua età. Niente, sì, mi affianco a associazioni, ho fatto vari giri, ho iniziato nel 2000. Ti stiamo vedendo sì, nelle sì. immagini, sei andato sì, questo, lontano. Sì, eh? questo è un giro in Italia, sì, questo è Punta Larici, un percorso molto bello, la strada del Ponale. E sì, questo siamo io e lei che giriamo spesso in montagna. E niente, sì, ho fatto vari giri. Questo è l'ultimo dell'anno in montagna, a Punta Larici. Siamo arrivati a casa 2:30 di notte per evitare i fuochi d'artificio. E sì, io affianco queste associazioni, cerco di dare un sorriso a qualcuno e ce la metto tutta creandomi un giro e appoggiandomi a questa associazione. Abbiamo degli obiettivi, tipo partendo dal 2014 ho fatto Palermo-Trieste da solo, a mie spese, sempre i viaggi sono tutti a mie spese, e per acquistare un furgone con ragazzi con handicap. Nel 2015 ho fatto un giro per l'ANPAS nazionale, dove sono stati raccolti 15.000 euro per un asilo fanotrofi in Nepal, a Lulipur, a sud di Kathmandu, e sempre a mie spese sono andato su a vedere dove erano finiti questi soldi, queste donazioni. E quindi hai proprio visto, ho toccato, no, con mano, è stato emozionante perché ho visto questi bimbi, ho pianto tanto perché soprattutto gli ultimi giorni avevo fatto un legame con questi bimbi qua che sono stupendi. Poi era stato fatto proprio questo viaggio qua, appunto perché loro avevano avuto il terremoto e quindi noi avevamo avuto tanto, e col comune di Mirandola assieme alle associazioni e soprattutto all'ANPAS nazionale che mi ha permesso di fare questo, affiancandoli, siamo riusciti, facendo un giro in Italia, da fatto Mirandola, Trieste e Udine. Da Udine sono andato in Val d'Aosta, ho fatto tutto l'arco alpino, poi sono sceso, ho fatto Piemonte, Liguria, Toscana e poi sono venuto a casa per Capanno Tassoni e Crocercana. Beh, davvero sei un testimonial di pace e di solidarietà. Sì, sì. La persona che cammina, il camminatore, il podista, è proprio sempre una persona di pace. Quindi, poi insomma, diciamo, con una messaggera come Pimpa, ecco, è davvero tutto perfetto. Tornando alla scienza, il meteorite di Cavezzo recuperato da Davide insieme a Pimpa arriverà a voi, arriverà no, al Museo Gemma, no, potremo vederlo? Sicuramente no? Ci sono tante destinazioni e tanti esperti e tante sedi che desidereranno avere anche solo una briciola di questo meteorite. Se arriverà qualcosa al Museo Gemma, ben volentieri, ma temo che magari. E spero. Proprio perché è materia viva di studio. Sì, ecco, di studio, proprio... ma anche ovviamente di storia, di tradizione. Comunque vedremo come si evolveranno. Intanto è in fase di studio e di analisi, da Firenze è passato a Torino a Londra, perché ovviamente le indagini vanno sempre più approfondite, servono strumentazioni e indagini che richiedono specialisti che sono anche oltre Alpe. Poi vedremo. La caduta di un meteorite, quanto è frequente? Quanti meteoriti cadono all'anno al mondo? Gli scienziati riportano circa un 500 meteoriti caduti nel mondo, ma spesso non vengono ritrovati, o per le dimensioni troppo piccole, o perché cadono negli oceani o nei deserti. Quindi di ritrovamenti veramente sono 5, 6, parlano veramente sotto la decina, sono veramente molto molto rari. Molto rari. E anche per questo che diventano appunto dei ritrovamenti eccezionali, perché al di là dell'avvistamento o meno, la possibilità di
poterlo analizzare, esaminare, avere in mano è un qualcosa di rarissimo. Questa che stiamo vedendo adesso non è una mappa del coronavirus, ma è... Sì, perché questa è una mappa della rete Prisma e che riporta tutti quelli che sono state le testimonianze di chi ha avvistato gli avvistamenti meteorite di Cavezzo. È un esempio, si diceva prima, di citizen science importantissimo, cioè di quanto le testimonianze utili, serie ovviamente, rigorose delle persone siano utili per ricostruire quelli che sono i percorsi che alcuni bolidi di questi sciami meteoritici compiono per arrivare poi a determinare la reale di caduta. Io sto sorridendo perché c'è Pimpa che si è sdraiata, sta scodinzolando agio. È proprio completamente a suo agio, si è anche un po' nascosta dietro, ecco, si è diciamo adagiata sul nostro tappeto, evidentemente lo trova di solito. Ma basta un cenno di Davide che subito arriva a prendersi la sua dose di complimenti. È fantastica, simpaticissima questa cagnolina, poi trovo che il nome le sia particolarmente adatto. Posso dire una cosa in merito a Davide, perché io volevo ringraziarlo moltissimo, perché è un esempio eccezionale veramente di senso civico, di rispetto nei confronti della scienza e anche di rispetto nei confronti della comunità, perché il suo gesto di ritrovare il meteorite e di donarlo poi al mondo della scienza è un gesto davvero non così frequente. No, assolutamente, infatti lo voglio ringraziare anch'io, perché proprio è un testimonial per gli scienziati, pur non essendo uno scienziato, però si capisce la disponibilità e il mettersi a servizio, anche rendere noto e testimoniare, no, il ritrovamento di questo meteorite, è un modo per parlarne, per richiamare l'attenzione su questo sasso caduto dal cielo che tanto ci affascina. Forse ci incute anche un po' di adesso non dico di paura, perché insomma le paure sono ben altre, ma forse non so, questi ci intimorisce. Sicuramente tutti i fenomeni che non riusciamo a controllare ci intimoriscono, soprattutto poi così presi alla sprovvista. Prima di venire qui, per curiosità, leggevo alcune cronache di meteoriti caduti nel mondo, uno in particolare in Sud America e di qualche anno fa, quindi non particolarmente antico, dove le persone ricche di cultura di tutti i generi hanno pensato all'arrivo di Superman nell'avvistare un bolide nel cielo, e hanno pensato agli UFO, comunque mai a qualcosa di scientifico che faccia parte di una conoscenza che si vede non è ancora una conoscenza comune, condivisa. Ma il nostro cronista del 1766, il nostro Domenico Troili, nel definirlo un sasso caduto dall'aria, dal cielo, ecco, c'era timore nella sua cronaca oppure era un'analisi piuttosto obiettiva? Un'analisi molto scientifica, tant'è che è riconosciuto come la prima descrizione al mondo di questo sasso caduto dall'aria, cioè di un meteorite, e per alcuni dovrebbe essere lui, anziché Chladni, che poi è ritenuto essere il padre delle scienze sui meteoriti, per alcuni appunto dovrebbe essere Troili, il padre delle scienze delle meteoriti. Il problema è che per la cultura che lui viveva all'epoca non era in grado di pensare a un fenomeno naturale extraterrestre, ne aveva pensato a un fenomeno naturale più di origine vulcanica, ma sicuramente l'analisi che fa è molto corretta, riporta in modo molto particolareggiato anche le testimonianze dei contadini che nella villa, quella che lui dice, di Albareto, alle 5 del pomeriggio di questa metà luglio del 1766, quando cade il meteorite, erano nei campi e parlano appunto di questo sasso infuocato che solca il cielo, con un tremito del terreno che fa pensare appunto a una cannonata,
cade sulle proprie zampe una mucca, si rifugiano sugli alberi delle contadine, quindi veramente un grande scalpore, ma lui lo riporta sempre con un'indagine obiettiva, il più possibile obiettiva. E nonostante poi ci fossero i soliti maldicenti che mettevano in dubbio la veridicità delle testimonianze dei contadini o la veridicità di questo sasso che non era un falso storico, ma era effettivamente caduto dall'aria. Davide, prossime imprese insieme a Pimpa o senza, ecco, se la signora deve stare giustamente un po' a riposo al riguardo. Ma penso che faremo un giro a piedi qua, faremo questa Firenze, questa Bologna-Firenze a piedi e poi per mi gira in bicicletta adesso con questa storia qua dobbiamo un attimo rallentare. Un po' di cautela, ecco. Sì, sì, ecco. Ci giriamo, giro lo stesso in bici, ma ovviamente c'è da stare insomma anche vicino a casa, sì, che magari sì. Insomma anche vicino a casa, sì, assolutamente, cose inconsuete, no? Tipo così perché trovare un paio di meteoriti. Anche perché, come diceva Davide, quello che lui ha ritrovato è un frammento di un qualcosa, quindi noi anche con gli studenti, anche con lui di recente, siamo tornati sul luogo nella speranza che qualche fortunato studente potesse trovare quello che potrebbe far parte di un ennesimo frammento del meteorite di Cavezzo. Ma con un magnete è no. possibile trovare? Ah sì, con un metal detector potrebbe essere possibile, ma il tipo di meteorite rinvenuto da Davide ha una percentuale metallica, diciamo, molto bassa, quindi non è detto che in mezzo ai campi arati, all'erba e tutto quanto sia così facile, sia sufficiente il metal detector. Ma chissà che queste campagne di Cavezzo così piatte e uniforme non ci riservino qualche altra sorpresa. Qui abbiamo visto che sono state frequentate, ecco, nei giorni in cui si è verificata la caduta del meteorite e il ritrovamento dei frammenti. Ma potrebbero esserci ulteriori sorprese in futuro, chissà. Intanto però per ammirare un meteorite si può andare tranquillamente al Museo Gemma. Ovviamente fino al 3 aprile siamo chiusi. Compatibilmente con le disposizioni. Però facciamo attività su Facebook di approfondimenti tematici incluso sui meteoriti. E facciamo anche così collegamenti con chi lo desidera con blog e domande online per questioni che i visitatori potrebbero porci anche sui meteoriti. Allora, grazie davvero di averci raccontato questa bellissima storia e di averci insomma emozionato, ecco, con questo racconto sui meteoriti.